adesso continuiamo a parlare di un pezzo della storia del nostro paese. Avrebbe compiuto anche lui 100 anni a luglio. Stiamo parlando di Giuseppe Di Stefano. Era una delle voci più straordinarie del panorama della musica classica, della musica lirica. Poi ne parleremo a lungo, parleremo di Maria Callas. È con noi la figlia Floria Di Stefano, ma prima vediamo Giuseppe cantare niente di meno che con Walter Chiari. E poi ne parliamo. Giuseppe Di Stefano. Loro non lo sanno, ma noi abbiamo cominciato insieme. E ti fece una predizione. Che un giorno, improvvisamente, realizzerai di essere diventato qualcuno importantissimo e ti troverai così su un palcoscenico importante, di fronte ad un pubblico importante, colto, attento, e ti troverai di fianco a dei grandissimi artisti. Già, infatti, oggi ho cantato il Ballet Maschera alla Scala, è vero? No, forse non hai capito. Non parlo di quegli artisti, dico grandi artisti. Ti troverai un giorno, e infatti stasera siamo qui con degli amici simpatici, bravi. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontana, tu t'adora e piccinina, ti te domine de Milan, ta capì se vive la vita. Se sta mai qui mai in mal, anche a me che in fondo son siciliano, a me piasta chi a Milano. Con Giovanni Tanzi che abbiamo evocato ieri, sì, con Morgan, è vedi vero. Che tutto torna, tutto l'alto, torna. Il basso, il pop, poi bisognerebbe capire cosa è alto e cosa è basso, perché per me è tutto alto. È tutto meraviglioso, è tutto utile, è divertente, è emozionante raccontare, come è bellissimo raccontare oggi la storia di Stefano da parte della sua, di sua figlia Floria. Benvenuta, questa è la tua prima intervista televisiva, o sbaglio? Buongiorno, benvenuta con noi. Grazie, molto piacere. So che ti fa molto piacere ricordare papà, perché è stata sicuramente una delle voci più belle della storia della Se lo devo dire musica. Io dico la più bella. Sicuramente, peraltro amatissimo da Pavarotti, lui anche, che lo considerava insomma un suo riferimento, una voce estremamente agile, una grande ampiezza, una grande capacità di prendere gli acuti senza, diciamo così, sforzi alcuni, squillante, naturale, oltre ad avere una presenza scenica eccellente. E poi so che rappresenta un capitolo sicuramente non facilissimo della tua vita, perché è legato alla tua mamma amatissima. Lui è stato con un sodalizio artistico molto importante con Maria Callas, che è stata anche una storia sentimentale, e insieme erano una coppia che riempiva le pagine dei rotocalchi. Così come oggi si parla di tronisti e di calciatori, un tempo si parlava di Giuseppe Di Stefano e di Maria Callas, che erano proprio dei divi di copertina. Resero l'opera sicuramente molto più popolare, e quindi questo va dato atto, perché comunque è un elemento di modernità in più, certo, che li riguarda. Chi era papà, oltre a essere il più grande, uno dei più grandi sicuramente cantanti della storia della musica di tutti, certo, i tempi? Con poche parole è difficile descrivere, però sicuramente, allora, diciamo, al pubblico quando lo si conosceva era un simpatico siciliano. Sì, siciliano, e ce l'aveva dentro la sua sicilianità, però si sentiva anche milanese. Perché era stato portato su? Una cosa su di famiglia, noi siamo anche, abbiamo due o tre cittadinanze, quindi siamo... lui era un cittadino del mondo, lui si definiva cittadino del mondo, non aveva nessun interesse per la politica, lui era solo per la sua arte, però era un uomo simpatico, comunicativo, coi colleghi era adorato da tutti i colleghi, quando entrava faceva gli scherzi ai colleghi. Sì. Senti, ma è vero, quando tu eri bambina lo vedevi fucilato sul palco come Tosca, ti preoccupavi? Peraltro Floria è il nome di Tosca, perché sì, Tosca, la Bruna Floria. Tutti pensano che sia il nome, in realtà è il cognome, quindi Floria Tosca. Floria, si non lo sa nessuno, penso di essere l'unica in Italia che si chiama Floria. io da bambina lo seguivo moltissimo, cioè lo seguivamo, la famiglia gli andava dietro nelle feste, perché lui purtroppo viaggiava molto...
cantava molto all'estero e per cui era spesso via per lavoro. Scusate, non so che succede, mando una clip perché è inutile che se... Allora, vabbè, dai, se mi parlate a voce alta non capisco cosa succede, c'è un problema al microfono? Gli è caduto il microfono, perfetto, clip! Ah, mannaggia, non me ne ero accorta neanche io che la sto vai, guardando. Vai, clip, cioè, con Carla Fracci, vai! Che gelida manina, se la lasci riscaldar, cercar che giova, al buio non si trova. Ma per fortuna è una notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Che già è la manina, la bohème. La Carla Fracci era proprio un'amica di mio padre, amica, cioè, amici di famiglia, insomma. E mi spiace solo che... è doppiato in questo sceneggiato perché era una cosa televisiva e mio padre era talmente un istintivo che nella doppiatura non ci acchiappava molto, si vede un po' di playback che invece sì, non sì. Era e lui certo. Cantava col cuore, quindi non è deve essere preciso come la registrazione. Ma lui scampò la campagna di Russia, com'è la storia durante la guerra? La storia di papà è una storia da film, perché guardi, è venuto su dalla Sicilia con i genitori che aveva 7 anni a Milano. Poi è cominciato subito, lo portavano in chiesa, è andato a cantare nel coro della chiesa, del Duomo, tra l'altro. E poi crescendo, insomma, da giovanotto, cominciava a avere bisogno di cantare, no? E allora andava in queste, c'erano queste tampe, questi ristoranti dove ascoltavano i tenori che venivano, i tenori o altri, di solito erano uomini, che cantavano e il pubblico applaudeva lì, cantava, sapeva tutte le canzonette attuali. E poi immagino che, come l'ha dimostrato dopo sul palco, aveva già una presenza scenica notevole. Beh, papà era molto bello. In America lo chiamavano il Tyrone Power italiano. E infatti volevano scritturarli a Hollywood, lui e mia madre, perché mia madre era... Mamma americana di origine italiana. Sì. Maria. Maria. Però quando si sono conosciuti, lei italiano parlava pochino, parlava solo... cioè, studiava l'italiano perché voleva fare il soprano. Che, scusate che non vi do le spalle. No, però è così, è previsto così. No, perché poi rimane in Svizzera dopo l'armistizio, nel 1943, finisce. Canta cerchiamo di farlo vedere. Canta in queste tampe. Un suo amico, questo Danilo Fois, avvocato, caro Danilo, un amico, l'ha sentito cantare, fare un acuto, ma tu sai cantare, ma tu c'hai la voce. E allora l'ha portato da diversi, poi è finito con questo baritono Montesano, che era un uomo di grande classe, e che è diventato il suo manager. Beh, tanto prima c'è che è scappato alla Ruda, si è salvato dalla guerra grazie al comandante Tartaglione, che l'ha sentito cantare, lui doveva andare in Russia, l'ha sentito cantare, l'ha trasferito subito in infermeria quando era arrabbiato, disse fra canta qualcosa e così li cantava. Cioè non ho capito, siccome l'aveva sentito cantare non l'ha mandato nella campagna di Russia? Ma brava, lo sentiva cantare. Gli piaceva sentire la sua voce? Certo, era un appassionato di... E il quindi musica classica, di opera. Opera. Quindi dice sai che c'è, tu sei bravo, mi servi di più... Come cantante, sicuramente che non come... avrei più successo come cantante come soldato. E quindi, papà non è mai stato sportivo. Ringraziamo, chissà come si chiamava questo. Ha avuto la sua fotografia sul comodino tutta la ma vita. Ma davvero? Il comandante Tartaglione. E poi. Ringraziamo il comandante Tartaglione perché, diciamo, Giuseppe Di Stefano. Tra l'altro, un uomo bellissimo, guardatelo. Ma che meraviglia. E poi mio padre, negli anni 90, è andato al suo paese che era se giù, vicino a Catanzaro. Marcianesimo, sì. E l'hanno festeggiato, è andato giù a conoscere gli eredi. Negli anni 90 ora, quindi. Sì. Grandi feste, sì, sì. Bravissima. Perché mio padre era così, era di una sensibilità enorme. E questo causava delle volte che se non si sentiva a suo agio nell'ambiente,
veniva colpito emotivamente e qualche volta non ha voluto cantare, come è successo con la famosa Traviata di Visconti. Perché diciamo di Visconti? No, perché adesso dicono tutte le opere, dicono la Traviata di quello, la cosa di ma era la famosa Traviata in cui... i registi che contano. Famosa... Una volta il regista contava molto poco, era il direttore. Però Visconti contava comunque. Ma era la famosa Traviata in cui la Callas tira la scarpa mentre canta Sempre Libera? È quella? Non sapevo. Dopo tutto non abbiamo riso. Fa così. Dopo abbiamo riso perché... Era quella? Sì, perché poi lei dava... Visconti fece perché era voluto molto paludato. Visconti ebbe questa intuizione, siccome Traviata, come sappiamo, è una donna... che potremmo definirla una prostituta in realtà, che si fa mantenere dagli uomini, di cui si innamora il tenore, nel caso appunto a Giuseppe Di Stefano, ma non era lui, era Kraus, no? In quella Traviata. No. Lui ha fatto la prima, successo, anche se l'ha fatta da... perché l'ha fatto cantare di spalle, cioè lui era, Visconti era tutto per la Callas. Ma papà era famoso prima della Callas. Ah, attenzione! Papà era famoso... Allora, io ho fatto un conto. Prima che lui andasse, lui ha debuttato alla Scala nel 47, ma tra il 43 e il 47 ha cantato un sacco. Prima di andare a Metropolitan, ha cantato quasi New York. Sì, e comunque, 70, vabbè, chiudo opere. Questo giochino della Callas perché Visconti, per mettere in scena la libertà di questa donna che dice sempre libera del giro, folleggiare di fiore in fiore. Le fa anche togliere la scarpa. Comunque, ma lei ridevano perché c'era 39 di scarpa. Ma queste scarpe? Alla casa, la Maria in casa ce lo diceva. Allora, la Maria, apriamo il capitolo Maria Callas. Qui si apre proprio tutto. Momento, siamo qui per festeggiare il compleanno di papà. Va bene, però papà di Maria mi devi parlare. Perché in realtà che succede? Che sicuramente i tuoi genitori si amavano moltissimo. Ma diciamo, lui era un uomo molto bello, molto famoso. Le donne, insomma, diciamo così, gli folleggiavano intorno e lui non è che disdegnasse. E questo, disdegnava. Disdegnava, grazie a Dio, guarda, mio padre ha questa fama. Ma tu eri gelosa delle altre donne? Io? Ma no, io non sapevo niente, ero una bambina. Io avevo 18 anni. La Callas ha frequentato casa mia quando io avevo dai 15 ai 18 anni. Vedete le foto? E non ti sei accorta di nulla? Io sono lì stufata. Ma come si fa a accorgere? Delle volte le persone ti chiedono quanto è durata la tua relazione. Come fai a dire quanto dura una relazione? Perché poi non finiscono mai le relazioni. Lei è entrata in casa nostra come amica. Vado a leggere dal libro di tua mamma, Maria Di Stefano, che si intitola Callas, nemica mia. Sì. Ieri Pippo, cioè tuo papà, mi ha confessato tutto. La Callas è stata la sua amante negli ultimi 3 anni. Mi sento mancare, sono incredula. È la presa in giro, la mancanza di lealtà e di rispetto che mi ferisce. Lui mi implora. In questi anni aveva cercato di dare un po' di felicità a questa donna, ma nello stesso tempo non voleva farmi del male. Mi chiede di comprenderlo, di capire cosa è diventata la sua vita in questi 3 anni. Un'ossessione, Maria chiedeva sempre di più. Allora, Maria Callas era una donna che usciva peraltro da una relazione sentimentale molto deludente. Era già uscita da un pezzo quando ha incontrato mio papà, perché con Onassis. Però insomma, una donna ferita, così pare. Onassis poi sposò Jackie Kennedy, eccetera, eccetera. I due erano una coppia sulla scena, molto, ripeto, molto di successo, fecero anche diversi recital insieme. Cosa ha rappresentato nella tua vita familiare la figura di Maria Callas? Beh, finché non fino agli anni, prima degli anni 70 io non l'ho neanche incontrata perché ero troppo piccolina. Quando cantavano loro, lei poi con Onassis ha smesso di cantare nel 65, mi pare. Che noi donne facciamo cose stupide quando ci innamoriamo, però va bene. Esatto, perché Maria era una donna che era un'artista, ma era soprattutto una donna, e quindi una donna a 50 anni che cosa vuole? Se è sola, vuole un compagno, no? Da mostrare in giro, che le faccia compagnia. Ma non pensi che fosse innamorata di tuo padre? Sì, si vedeva che era innamorata, ma noi non pensavamo che fosse corrisposta. Ma vedi, è difficile interpretare questi sentimenti, perché due colleghi che hanno lavorato insieme per anni, si vede la confidenza. Ma tua mamma te ne ha mai parlato della tragedia del tradimento? Perché sempre leggendo il libro, lei scrive...
su un aereo che ci porta a New York. La Callas mi mette i suoi due cagnolini barboncini sulle gambe. Quando lei ha saputo la... E va a sedersi da un'altra parte, vicino a Pippo, lasciandomi sola con Bruna, la cameriera. Questa è troppo. Ora vedrà di cosa sono capace. Ho finito di mettermi sotto i piedi, li raggiungo, le rimetto i cani in grembo e mi siedo con loro. Certo, insomma, tua mamma poverina deve aver comunque sofferto, anche perché, ripeto, Maria Callas era una super diva. Era complicato competere. Certo, c'erano paparazzi tutti intorno a casa, ci divertivamo io un papà con la torcia. Perché noi eravamo cresciuti che quando c'era uno shooting, ci dicevano, oh, vestiti bene che alle tre vengono i giornalisti. Allora tutti ci facevano. Non c'erano i paparazzi a casa nostra, perché mio papà aveva questa fama di gran viveur di donne, ma guardi che non ha lasciato nessun figlio in giro, non ha avuto nessun accusa di sexual harassment, e sempre ha avuto due donne nella sua vita serie, mia madre e la sua seconda moglie. E per il resto quelle, e lui raccontava a mia madre, ah sì, c'è quella lì che mi fa il filo, magari non gliela raccontava tutta fino in fondo, però lei sapeva, cioè mia mamma si è seduta, la sua nonna l'ha seduta il giorno prima del matrimonio e le ha detto, guarda Maria, che papà, che tuo marito è un uomo di grande successo, un uomo bello, avrà un sacco di donne, tu preparati che dovrai anche... Erano altri tempi, adesso avremmo ragionato in un altro modo. E la fortuna è che mia mamma era sì di origine italiana, però era molto americana, mia madre era... Aveva il senso pratico, era del toro. E tant'è che scrive una cosa molto intelligente alla fine del libro, quando Maria Callas muore da sola a Parigi e lentamente aggiunge, muore anche l'amore fra Giuseppe Di Stefano e sua moglie, lui soffriva, si sentiva in colpa, sembrava quasi che quella morte fosse colpa mia, per questo ho scritto che sono anch'io una sconfitta, se fosse viva forse io e lui saremmo ancora insieme, ma non ho rancori, spero che ovunque si trovi Maria Callas abbia raggiunto la sua pace. Bene. Molto intelligente. Sì, tua mamma era molto intelligente. E molto mi cantate buona, una grande canzone italiana, perché certo, papà poi non disdegnava nella sua modernità anche di cimentarsi col pop, tra virgolette, che all'epoca era appunto Sole Mio. Il pop? Sì, canzone tradizionale. Sì, papà cantava canzoni antiche anche. Ci sono delle canzoni antiche siciliane che si emozionano. Posso fare una domanda alla signora Floria? Sì, certo. Io nella mia età, che è un po' avanzata, ho avuto anche il piacere di conoscere papà. Immaginavo, per quello lo so. In un'occasione anche abbastanza particolare che mi ha colpito moltissimo. Lui giocava a golf. Certo, sempre, fino all'ultimo. E abbiamo giocato insieme a Villa d'Este, a Como, vicino a Como. E mi ricordo che in quell'occasione era talmente spiritoso e divertente che lui faceva degli acuti. Voi sapete che i percorsi dei campi da golf sono lunghi, chilometri e chilometri. Lui faceva dalla buca più lontana, faceva un acuto e nella clubhouse del circolo sentivano la sua voce. Questo è Giuseppe Di Stefano. E poi fumava. Non gli mancava. Poi non gli fumava mai il papà, fumava come un matto. Sì, però non aspirava veramente. Fumava le Daniel. Però faceva finta. Io me lo ricordo. No, però era più un pippettare, non era... Proprio una spirale. Anche perché per la voce non è proprio una spirale. Allora, vi dedichiamo questa canzone. Vai, che c'è la pubblicità e poi. Bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena, dopo una tempesta, bell'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa. Sole, oh sole mio, più bello te, oh sole mio, sta fronte a te, oh
grazie davvero. Grazie, Floria, una cosa che avresti voluto dire a papà e che non gli ha mai detto negli ultimi 20 secondi prima della pubblicità, prima di salutarci. Cosa non gli ho mai detto? Noi avevamo un rapporto, una volta non si usavano tante smancerie, e si era sempre un po'... Però smollandoci un po', diventando anziano, una volta ci siamo trovati a tavola al ristorante, io e lui. E adesso, sai papà che è la prima volta che ci sediamo da soli io e lui. Io e te, di solito c'è sempre il resto della famiglia o l'entourage, casa nostra non è mai da soli. E vorrei dirgli, papà adesso sono qui e ci penso io, tu mi hai protetta per tutta la vita, adesso tocca a me. E quindi voglio... Sono qui apposta, io non sono nessuno, io sono l'ambasciatrice di mio padre. Grazie davvero per avercelo ricordato. Pubblicità, grazie.